l'Unità Cattolica Franca Foronchi del centro-sinistra stravince il ballottaggio con Mariano Gennari e diventa il primo sindaco donna della Regina. Coronavirus, il contagio resta ai minimi mentre i guariti sono oltre 700 in tutta la regione. C'è però un'altra vittima. A 17 anni fugge in auto all'alto dei vigili e per cercare di inseminarli finisce in un fosso. Tragedia sfiorata Bellaria. Sport, seconda vittoria consecutiva per RBR che si impone per 77-65 sul campo della Rennova Teramo. Buonasera e bentrovati all'edizione serale di Caro TG. Apriamo con la politica cattolica, torna al centro-sinistra e sarà guidata per la prima volta da una donna. Non è mai stato in discussione l'esito del ballottaggio con Franca Foronchi in ampio vantaggio fin da subito. La candidata della coalizione di centro-sinistra ha chiuso con il 63,48% dei voti, mentre il sindaco uscente del Movimento 5 Stelle si è fermato al 36,52. Appena un'ora dopo la chiusura delle urne, il passaggio di consegne da Gennari, che signorilmente è arrivato in piazza per cedere la fascia al nuovo sindaco. Presente anche Massimiliano Gessaroli, che dopo il 21,8% al primo turno non ha dato vita ad apparentamenti ufficiali, ma a livello personale si è detto più vicino ai temi della Foronchi. Bassa l'affluenza alle urne, solo il 46,82%. Vi proponiamo alcuni momenti della diretta di Tempo Reale Speciale Edizioni. Le persone hanno capito, credo che non sia solamente il voler dare una risposta al programma che abbiamo costruito insieme ai cittadini di Cattolica, ma sia soprattutto una volontà di dire che le persone che rappresentano questo programma piacciono ai cittadini di Cattolica, si fidano di questo, e credo che questa sia una bella soddisfazione per tutto il gruppo, perché io ovviamente non ho lavorato da sola, sono qua, ho messo la mia esperienza. Devo dire che l'ultima settimana non è stata facile, però ecco è arrivato Mariano Gennari, ecco questo momento, lo scambio della fascia. E ha detto lavoriamo insieme. Spero di avere un altro lavoro. Sì, certo, il lavoro c'è, però quello che è stato fatto, ecco, anche questo rispetto che ho sempre tenuto nei confronti del sindaco Gennari. Bravo. Che è qui, l'ho fatto perché so cosa vuol dire amministrare, so cosa vuol dire stare in una città, non dormire la notte quando ci sono i problemi, e quindi io mi sono presentata in questo modo, cercando di rispettare ovviamente le competizioni sono competizioni, però non mi sono mai dimenticata che cosa vuol dire essere sindaco, perché io l'avevo già vissuto e quindi ho grande rispetto per quello che è stato fatto. Ho affrontato questa avventura come sono capace di farlo, non sono mai stato un politico, molto da azienda privata. Le aziende private si giudicano attraverso i numeri, che credo aver portato veramente dei miei numeri. Il pubblico si giudica coi voti, che è una cosa un pochino diversa. E ho la presunzione di credere che comunque sarò ricordato come un buon sindaco per quello che ho fatto in questi 5 anni. Auguro a chi viene dopo di me di continuare in questo percorso, perché ci sono delle cose già pronte da continuare, e il segno della continuità in questo momento credo che sia importante per un ente, perché passeranno dei treni che si fermano una volta e quindi è importante saperli cogliere. Sono contento innegabilmente che abbia vinto Franca, perché noi almeno hai sempre espresso un programma simile al nostro e sono sicuro che potremo collaborare insieme per tutta la nostra comunità. Ed è quello che mi auguro, perché sarà la prima donna a fare grande Cattolica. Grazie Massimiliano, da qui partiamo, collaborazione. Quale sarà la prima cosa che farà appena entrerà con i suoi piedi qua nel Palazzo Comunale? Porterò una fotografia con me che ho fatto 15 anni fa con Gianfranco Micucci, lo riporto a casa.
Dopo tante indiscrezioni, domani invece a Rimini il sindaco Sadeh Golwad svelerà la nuova giunta. La conferenza stampa di presentazione convocata alle ore 11 in municipio. Passiamo ora al coronavirus. Contagi sempre al minimo in provincia come in regione, dove si registra un'impennata di guariti. Da segnalare purtroppo ancora un'altra vittima il servizio. Sono 18 le persone risultate positive nel riminese, 13 delle quali con sintomi. Numeri ancora una volta bassi, accompagnati da un immutato dato sui ricoveri in intensiva, in provincia come in regione. A Rimini resta un solo paziente ricoverato, in Emilia-Romagna 32. Lieve aumento invece nei reparti Covid, dove i posti letto occupati sono 6 in più del giorno precedente, in totale 302. A livello regionale i contagi registrati sono stati 209 su un totale di 15.981 tamponi processati, per un tasso di positività dell'1,3%, un valore questo non indicativo dell'andamento generale, visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. L'età media dei nuovi contagiati è di 42 anni, Bologna la provincia con più casi, 35. Da segnalare il boom di guarigioni, 720, di cui 34 nel riminese nelle ultime 24 ore. I casi attivi scendono di 512 unità e complessivamente arrivano a 13.684. Capitolo decessi. Purtroppo ieri si è spenta a causa del virus un 87enne di Ravenna, la vittima in regione numero 13.533 dall'inizio della pandemia. La situazione del trasporto pubblico sul bacino romagnolo resta critica. Tra personale senza Green Pass e in malattia, il numero degli autisti che ha comunicato di non essere in possesso del certificato verde è al momento di 79 unità. Questa mattina si sono aggiunte ulteriori indisponibilità che hanno fatto raggiungere il numero di 144 autisti, 43 a Forlì Cesena, 43 a Ravenna e 58 a Rimini, non disponibili. Nella giornata di oggi è stato possibile effettuare mediamente il 90% delle corse, il 92% nel bacino di Forlì Cesena, l'87% a Ravenna e il 90% a Rimini. Green Pass, vaccini, burocrazia, cure domiciliari. Il dottor Corrado Paoliz è intervenuto questa mattina a tempo reale, si è soffermato su tanti temi, in particolare ha chiarito alcuni aspetti del concetto tachipirina e vigile attesa. Vediamo. L'attenzione dei medici di famiglia è alta, visti i casi riportati a livello nazionale, ma finora nella riminese non ci sono state richieste di certificati di malattia per giustificare le assenze dal lavoro causa Green Pass. Lo ha spiegato il dottor Corrado Paolizzi, che sulle tensioni delle ultime settimane ha parlato invece di un clima da caccia alle streghe assolutamente fuori luogo, anche perché alcune paure, benché ingiustificate dal punto di vista scientifico, spiega, sono comprensibili a causa del frullatore informativo in cui tutti siamo finiti. Comunque, la spinta gentile del Green Pass sulle vaccinazioni si sta facendo sentire. Io sarei per il vaccino obbligatorio, aggiunge Paolizzi, ma già si parla di stato fascista col Green Pass, chissà cosa potrebbe succedere. Stigmatizzando poi l'eccesso di burocrazia che soffoca i medici, il dottor Paolizzi si sofferma sul tema controverso delle cure domiciliari. I farmaci antivirali al momento sono a gestione intraospedaliera, quella è la cura. Il cortisone, il farmaco per respirare, l'eparina, sono una cura dei sintomi che causa il Covid, non è la cura del Covid. Gli anticorpi monoclonali sono la cura e infatti vengono fatti. C'è stato un po' di diatriba all'inizio, ma adesso li possiamo segnalare anche noi, ma anche quelli poi sono a gestione intraospedaliera. Pare che ci sia quel farmaco della Merck Sharp & Dohme che stanno finendo di studiare, quello sarà cura e forse speriamo che sia una cura che si possa dare al domicilio del paziente, ma la cura è una cosa, dare la cura dei sintomi è un'altra roba. Si parla dei macchiarazzi di cure, possono essere state quelle della vigile attesa e della tachipirina, fa parte del, perdonate il mio inglese, la differenza tra to care e to cure. Mi sono preso cura di quel paziente, l'ho monitorato
gli ho chiesto più volte al giorno come stai, come respiri, fammi il test del contare, dimmi quanto hai di ossigenazione, in modo tale che se ci fosse qualcosa che stava diventando, rendendo il quadro particolarmente grave, potevo mandarlo in ospedale. Quindi era prendersi cura del paziente globalmente, globalmente. La medicina per curare è un'altra roba, la danno in ospedale col paziente ricoverato, punto. Ora la cronaca: guidavo un'auto senza aver conseguito la patente, senza copertura assicurativa e regolare revisione. Così quando l'altra mattina si è imbattuto in un posto di controllo della polizia locale di Bellaria, in via San Giuseppe, zona Cagnona, ha frenato bruscamente, ha fatto inversione di marcia, dandosi alla fuga. Gli agenti a quel punto sono saliti in tutta fretta sull'auto di servizio e l'hanno inseguito. Protagonista della bravata che avrebbe potuto avere conseguenze gravi, un 17enne straniero senza fissa dimora che a tutta velocità ha cercato di seminare la pattuglia fino a quando non ha perso il controllo della Fiat Palio Station Wagon, finendo nel fossato. Nonostante il violento impatto, il minorenne è sceso dalla vettura ed è fuggito nei campi. Uno dei due agenti però gli è corso dietro e dopo qualche centinaia di metri l'ha raggiunto e bloccato a terra. Condotto negli uffici del comando, il minore è stato sottoposto ad accertamento e fotosegnalato. Non avendo compiuto ancora 18 anni, era sprovvisto del titolo di guida. Inoltre la vettura era priva di ogni copertura. Il 17enne è stato denunciato alla Procura dei Minori di Bologna e poi affidato alla madre. Prosegue la campagna di piantumazione di nuovi alberi della regione, che ha mosso i primi passi verso un traguardo ambizioso. Questa mattina in regione è stato firmato un protocollo triennale con ERA per il sostegno al progetto. Il servizio. 4 milioni e mezzo di piantumi. Sono circa 590.000 gli alberi messi a dimora tra ottobre 2019 e aprile 2020 in aree pubbliche e private per la prima fase della campagna regionale Mettiamo radici per il futuro, che prevede 4,5 milioni di piante entro il 2025. La provincia di Rimini ne ha già oltre 26.000, di cui 8.884 a Rimini e 2.482 a Sant'Arcangelo. La provincia che ne ha di più è Reggio Emilia, con 118.000, un progetto per il quale ora arriva anche il sostegno concreto di ERA. Come regione metteremo a disposizione 10.000 piante che verranno messe a dimora grazie a un contributo che ERA nel triennio metterà di 250.000 euro, facendo in modo che gli enti che aderiscono al nostro bando possano avere un supporto di carattere economico ma anche di gestione manutentiva, perché come sappiamo sono i primi anni quelli fondamentali che servono per fare in modo che poi dopo gli alberi messi a dimora possano sopravvivere, per cui questa partnership è importante e credo che sia anche un segnale e di stimolo anche per le altre imprese. Il protocollo firmato oggi prevede inoltre l'assegnazione di nuovi alberi ai clienti che scelgono soluzioni sostenibili per la tutela delle risorse ambientali e la riduzione dei gas serra. L'obiettivo è quello di rendere i cittadini protagonisti, di ingaggiarli in queste iniziative, anche perché questo progetto di rimboschimento nasce dai loro comportamenti e dalle loro scelte, quindi sono loro i primi protagonisti. Noi e la Regione siamo soltanto degli elementi abilitatori delle scelte che loro faranno, e questo lo potranno fare attraverso comportamenti o scelte cosiddette virtuose, ovvero che danno un contributo a quel percorso di transizione energetica, di decarbonizzazione che tutti ci siamo posti per attenuare gli effetti del cambiamento climatico. In chiusura allo sport e il basket, RBR Corsara a Teramo. I ragazzi di coach Ferrari vincono con il punteggio di 77-65. È il secondo ora di fila per i biancorossi. Ascoltiamo ora il tecnico Ferrari. Penso che la chiave sia stata, dopo l'inizio drammatico 12-2 nei primi 5 minuti, il fatto di non essersi disuniti e pian piano essere andati a riprendere gli avversari e aver cucito lo strappo. Dopo, nel secondo tempo, siamo partiti con un altro piglio, molto duri difensivamente, e abbiamo costruito tiri, abbiamo fatto anche molto canestro da tre punti e questo aiuta. Tanto però erano tiri costruiti. Abbiamo vinto una partita da squadra importante, una partita da squadra solida, nonostante le assenze, su un campo difficile contro una squadra che gioca una buona pallacanestro, come ho detto, ha un quintetto molto interessante e non possiamo che essere contenti. È venuta fuori, innanzitutto, la qualità dei giocatori. Oggi Eugenio Rivali ha giocato una partita pazzesca, Marco Arrigoni una partita molto solida,
e bisogna fare un plauso secondo me ai nostri giovani. Luca Fabiani, al primo tempo, dopo un inizio titubante da parte dei nostri lunghi, ci ha dato una quadratura dal punto di vista dell'energia, e Alessandro Scarpone ha giocato una partita a tutto tondo, difensiva, offensiva, è stato veramente bravo. Ieri mattina l'Happy Basket Rimini ha presentato la sua prima squadra, ancora targata Renauto, che parteciperà al campionato di Serie B femminile. Vediamo le interviste. La scelta che abbiamo fatto nel settore giovanile di conseguenza porterà un'attenzione maggiore alla nostra prima squadra, che ripeto che è sempre Happy, targata Renauto. Credo che le ragazze risponderanno come al solito. Questa giornata di presentazione ci ha dimostrato che di fatto l'allargarsi alla provincia è stata una scelta giusta. Il nocciolo della squadra è rimasto più o meno quello. Abbiamo riportato a casa Laura Renzi, che l'anno scorso purtroppo per motivi familiari non ha potuto partecipare al campionato. Abbiamo perso Greta Laforgia, che si è trasferita a Firenze per motivi di studio, e abbiamo inserito una ragazza nuova di Chieti del 2001, e quindi più o meno la morfologia della squadra è più o meno quella. Mi ci sono avvicinato con una gran voglia di imparare, con una grande curiosità, e onestamente devo dire che è un'esperienza stimolante, un'esperienza nuova, e come tutte le nuove esperienze, se uno la fa con... ripeto, con voglia di migliorarsi, da sicuramente una delle buone, delle belle emozioni, delle belle sensazioni. Quindi sono molto contento di essere qui, e ti dirò che davvero mi sto divertendo molto. Il girone ha 5 squadre, le prime 3 che si qualificano per la fase playoff, dove andranno a scontrarsi con le altre 3 degli altri gironi per fare un nuovo campionato a 9. Portandosi dietro i punti. L'obiettivo nostro è cercare di arrivare in queste 3. Di basket non solo se ne parlerà questa sera nel corso di Calcio.Basket in diretta su Icaro TV dalle 19.35 fino alle 23. Tra gli ospiti in studio l'ala di RBR Francesco Bedetti e l'attaccante del Cattolica Emilio Benito Docente. È tutto, io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie del territorio, e la nostra piattaforma icaroplay.it, dove invece potrete rivedere tutti i programmi del gruppo Icaro, compreso il TG. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una buona serata.